giugno è diventata la nuova direttrice dello stabilimento di Marcianise, uno dei più importanti stabilimenti produttivi del nostro paese. Ma la sua carriera è costituita anche di altri importanti incarichi, come quello nello stabilimento di Nogara. Crede che questo sia un traguardo oppure un'ulteriore tappa nel percorso di crescita in ambito lavorativo? In realtà io credevo fosse una tappa di arrivo, perché è stato sempre un sogno fin da piccola diventare direttore di stabilimento. Mi sono sempre immaginata come una persona che praticamente veniva riconosciuta in autorevolezza dal proprio team, e quindi ho sempre pensato che questa corrispondesse a una posizione da direttore di fabbrica. In realtà poi quando quest'anno la mia azienda mi ha dato questa notizia, e lì mi ha aperto anche, diciamo, mi ha fatto fare un passo oltre, mi ha detto: ok, fantastico, ma adesso dobbiamo iniziare a pensare poi quale sarà lo step dopo. Quindi credevo fosse la mia meta, in realtà no, in realtà no. E grazie al challenge della mia azienda io so che non è un punto di atterraggio questo, ma è un altro punto di partenza. Nel 2020 i ruoli dirigenziali ricoperti da una donna in Italia si attestavano al 18,5% del totale, verso il dato europeo che si aggirava intorno al 30%. All'interno della vostra azienda, invece, è stato intrapreso un percorso per garantire una maggior parità di genere anche in questi termini. Per affrontare questa sfida sarà accompagnata da Maria Piamaio, responsabile della logistica nell'Italia meridionale. Ritiene che una leadership tutta al femminile porterà delle innovazioni e dei cambiamenti in tutti i livelli della vostra catena produttiva, dalla creazione del prodotto fino al consumatore finale? Chiaramente questa è una novità per la mia azienda, perché in questo momento sono la prima donna responsabile di fabbrica per Coca-Cola Hellenic. In realtà non parlerei proprio di una differenza di genere, ma di quello che è sempre stato il mio sogno e la mia passione, e di quello che possiamo fare insieme in termini di collaborazione, sia io che Maria Pia. Siamo due persone estremamente logiche, determinate e molto collaborative. Quindi, certo, questo sicuramente potrà portare dei forti cambiamenti per questo stabilimento. Come valuta le seguenti caratteristiche? Considerare l'imprevedibilità delle situazioni che devo affrontare come un fattore stimolante e sapersi adattare a diverse condizioni rapidamente. Sono attitudini che si aspetta dai suoi collaboratori? Chiaramente dopo quanto ci è accaduto con il Covid ci siamo resi conto che in questo momento sono cambiate tante situazioni, sia lavorative che non solo. Ed è questo, questo ha fatto in modo di sottolineare quello che è una caratteristica fondamentale che dovrebbe avere un team alto performante. Per cui chiaramente quello che stanno facendo bene e continueranno a fare i miei collaboratori è proprio quello di sapersi ad adattare in un mondo che in questo momento sta cambiando molto, ma molto velocemente. Ritenendo che un lavoro, per essere gratificante, debba rispecchiarci e rispecchiare almeno parte delle nostre aspettative, debba appassionarci e darci modo di esprimerci al meglio, volevo chiederle qual è l'aspetto del suo lavoro che preferisce, se il suo lavoro rispecchia quelle che erano le sue aspettative e soprattutto come si fa capire di essere sulla strada giusta. Veramente molto interessante, perché il capire se siamo sulla strada giusta è complicato. Potrebbe sembrare che una persona che attualmente è direttore di fabbrica abbia il segreto di tante cose, che abbia tanta fermezza, che sia sempre pronta in ogni situazione. In realtà siamo persone, parlo di me, mi pongo spesso queste domande e la mattina prima di venire al lavoro mi guardo allo specchio e dico: stai facendo la cosa giusta? Anche oggi quello che hai fissato per oggi è quello corretto, è quello che ci aspettiamo di fare? Poi mi ritiro la sera a casa, mi metto nel letto e dico: ah, sì, posso addormentarmi serena. Quindi ogni giorno, ed è una costante domanda a cui devo porre una costante risposta, e se sono sulla strada giusta. E questo poi è una domanda che mi sono fatta durante tutto il mio percorso, domanda da quando sono passata dall'istituto magistrale alla facoltà di ingegneria, dalla facoltà di ingegneria al mio primo stage e così via. Quindi è stato sicuramente una domanda costante della mia vita, se sono sempre sulla strada giusta. Per seguire il percorso da lei intrapreso, si è ispirata a qualcuno? Oppure diventare manager, quindi lavorare in azienda,
È un'aspirazione che ha sempre avuto. Un'ispirazione che ho sempre avuto. Ma in realtà però sono stata abituata a pensarmi in questo modo. Molto ho preso dai miei genitori. Mia mamma è stata per un periodo imprenditrice, mio padre anche ha lavorato in una fabbrica, quindi la fonte di ispirazione sono stati chiaramente loro, e anche perché mi hanno sempre stimolato e io li definisco i miei coach perfetti, quindi sono state le persone che mi hanno insegnato tanto e quindi mi hanno fatto capire che questa poteva essere la strada giusta. E questo all'interno dell'ambito familiare, ma in realtà basta guardarci intorno e si scoprono persone meravigliose, donne meravigliose che fanno delle cose grandi in ambito tecnico. Sulla base della sua esperienza, quanto può influire il percorso di studi sulla futura carriera lavorativa? Mi sono diplomata al magistrale ed ero una maestra di scuole elementari. Dovevo decidere che facoltà fare. E mi sono recata alla mia università convinta di andare a un pochettino a indagare sulla facoltà di lingue. In realtà, camminando per i corridoi, poi mi sono persa perché era un ateneo molto grande, è un po' stile americano dove mi sono laureata io, un ragazzo mi ha fermato e mi ha detto «Senti, ma vedo che ti sei persa, vuoi una mano?» Ho detto «Guarda, sì, in realtà volevo vedere la facoltà di lingue». E lui mi fa «Ma guarda che hai sbagliato, sei nella facoltà di ingegneria». E io gli ho detto come ci sono finita qui?» E lui mi fa «Guarda, prima di andare via, facciamo una cosa, ti faccio vedere quello che facciamo qui. Ho visto che ti devi iscrivere, che sei insomma una matricoletta, vieni qua che ti faccio vedere quello che facciamo». E lui praticamente mi ha portato nei laboratori e mi ha fatto vedere concretamente quello che fanno tutti i giorni in ambito sperimentale, non solo. È stato così bravo ad appassionarmi che sono andata via di lì con il dubbio se lingue sarebbe stata la facoltà giusta per me. Anche perché lui mi ha presentato tutta una serie di opportunità poi di carriera che potevi seguire con una laurea in ingegneria. Questo per dirvi che in realtà un ambito tecnico, in quel momento quando io credevo di poter proseguire in un ambito umanistico, poi è stato quello che in realtà mi ha dato un futuro. Quindi sì, sicuramente la facoltà giusta ti aiuta, ma è la passione, ragazze, perché poi dopo alla fine mi sono rimasta così incantata da quello che vedevo, dalla concretezza, che quel giorno mi ricordo che andai via di lì e dissi «No, io domani mattina diventerò una responsabile di produzione di briochine, perché io voglio vedere, voglio toccare con mano quello che viene fuori dalle linee». Quindi sì, anche la scelta dell'università ti dà una mano.